Salve a tutti e bentornati con un video talk keniano. Sì, perché infatti è da un pochettino di tempo che sono un pochetto troppo puntato sul Trono di Spade, ma è che insomma, cioè, l'ho scoperto un po' da poco, ho iniziato a leggere il libro, l'ho finito a proposito. Sono molto contento di questo. Sì, insomma. Niente. Pensate che il video veramente tolkieniano più recente, escludendo lo speciale sulle 5 cose che non sai su Tolkien, risale al 6 giugno, quindi prima che finisse la scuola. E trattava, di cosa trattava non ricordo, però vabbè. Ma in ogni caso benvenuti con un video tolkieniano e in questo video tolkieniano vorrei parlarvi della fine di Arda. Sto parlando della Dagor Dagorath o Battaglia delle Battaglie, quello che preferisco io, o anche Battaglia della Fine. L'attuale Silmarillion, come è stato pubblicato da Christopher Tolkien. Cioè, questo così, il libro in sé, insomma, quello che è stato pubblicato senza aggiungere molto altro, finisce con il racconto del viaggio di Erendil, mentre la versione originale parla proprio come una profezia di Mandos, vale a dire la Dagor Dagorath. E tra l'altro ci sono molte somiglianze fra la leggenda della Dagor Dagorath e del mito nordico del Ragnarok, ma non essendo un grande studiatore di miti, anche se li apprezzo, ma sono più puntato sui libri, sul fantasy e tutto il resto. Perciò passo la parola a un video di Mitologicamente Grivit, che è anche uno del duo che compone il mondo del ghiaccio e del fuoco, il cui link vi metto qua, anche nelle descrizioni. Resterà qui con noi ancora per un po'. Vabbè. E insomma, ci sono molte somiglianze perché, cioè, sappiamo che Tolkien era studioso dei norreni, del nord, Scandinavi, e il Ragnarok, cioè viene proprio dalla Scandinavia, con Odino, Thor, eccetera, eccetera. La profezia di Mandos dice che Morgoth scoprirà come abbattere le mura della notte distruggendo il sole e la luna. Gli ultimi due frutti di Telperion e Laurelin. Dunque, allora Erendil scenderà sulle pianure di Valinor dal cielo, incontrando Tulkas e Manwë, oppure anche Eowyn, il suo araldo che utilizza molto spesso, perché lui, Emanuel, re dei Valar, come può abbassarsi sino a certi livelli?
Turin Turba da Turambar resusciterà, insomma, tornerà dalla morte, da lì dove sta la sorta di paradiso degli uomini, forse vicino a Eru Ilúvatar o forse chissà dove. Poi anche tutti i popoli liberi della Terra di Mezzo si uniranno e parteciperanno alla Dagor Dagorath, per l'appunto. Tra l'altro, molti nemici che caddero, che perirono da molto tempo, ritorneranno anch'essi dalla morte, per lottare dalla parte del nemico, dell'oscuro nemico del mondo, Morgoth, come Sauron, che una volta, insomma, distrutto il suo anello, andrà dal suo padrone, come dire, andrà nel vuoto, il suo spirito si disperderà lì. Una volta che il re oscuro imparerà, cioè distruggerà le mura della notte assieme al sole e alla luna, lui tornerà con lui dalla sua parte per distruggere Arda. Però non si sa in realtà se torneranno tutte le creature, tutti gli altri servi dell'Oscuro Signore, anche se si pensa che, insomma, orchi, troll, draghi, eccetera, eccetera, torneranno a fianco di Morgoth per aiutarlo nella distruzione, nella Dagor Dagorath, insomma. E si crede che gli unici restanti Balrog, forse uno, due o tre, combatteranno assieme al loro padrone. E molto probabilmente i Nazgûl torneranno assieme a Sauron, o perlomeno il re stregone di Angmar, perché essi sono legati all'anello, e l'anello li aveva fatti disperdere nel vuoto assieme a Sauron, e si crede che siano rimasti al loro servizio, anche se questa è la credenza di Gandalf. Mentre la mia è totalmente diversa, perché credo che, cioè, magari non andranno nelle pianure della morte loro, non andranno a stare vicino a Eru Ilúvatar assieme a tutti gli altri uomini mortali, perché mortali non erano più, tralasciando quel fatto che erano spettri, ma semplicemente si disperderanno col vuoto assieme a Sauron. Ma io credo che non staranno più al suo servizio, in quanto l'anello del potere è stato distrutto, perciò credo che i Nazgûl non gli debbano più niente, insomma, non avranno potere. Erano legati all'unico anello e per questo a Sauron, ma dato che l'unico anello è stato distrutto nel Monte Fato, non si potrà fare niente, credo. Gli anelli dei nove non risponderanno più all'unico anello, perciò sono liberi di fare quel che cazzo vogliono nel vuoto. Semplicemente. Siamo chiari. Perciò allora i Valar daranno guerra al Signore Oscuro assieme ai popoli liberi della Terra di Mezzo. Non vi immaginate un esercito di hobbit che combatte? Provate a pensarci, oddio. Vabbè, in ogni caso, dove ero arrivato? No. Dunque, i Valar combatteranno contro Morgoth e Tulkas si batterà contro di lui in quanto suo nemico antico.
Ma in realtà sarà la spada di Thorin Tomrambar che porterà morte a Morgoth, da un giro di parole. Insomma, vendicando così se stesso e tutti gli altri uomini mortali. Quindi Turin trapasserà il cuore di Morgoth con la sua spada nera Gurtang, ferro di morte. Perciò le montagne dei Pelori saranno spianate, i Silmaril ritrovati da cielo, mare e terra. Lo spirito di Feanor verrà liberato dalle aule di Mandos per donare a Yavanna quello che era suo, insomma, che li spezzerà e li utilizzerà per ridare nuovamente luce ai due alberi, Telperion e Laurelin. Gli elfi si sveglieranno e le potenze saranno di nuovo giovani. Dopo questa battaglia, insomma, ci sarà una seconda musica degli Ainur, a cui parteciperanno pure gli uomini. La seconda musica darà nuova vita ad Arda. Insomma, lì rinizierà la vita. Ecco, però per questa cosa ci sono due versioni. Una che parla che, insomma, gli uomini rinasceranno e che il destino degli elfi è sconosciuto, ma altri invece dicono che gli elfi si risveglieranno e che sia quello degli uomini ad essere sconosciuto. Non so da quale parte mettermi, ma essendo un elfo, un uomo, che cazzo sana, sono il Senor Drathungo. Lascia stare, non prendo le parti di nessuno. Adesso vorrei dire che, insomma, perché Tolkien, Christopher Tolkien figlio, intendo, decise di togliere dal Silmarillion la battaglia delle battaglie. Il fatto è molto semplice perché Tolkien nel Valaquenta del 58 diceva che nessuna delle profezie di Mandos avrebbe detto se i danni di Arda sarebbero mai stati rinsanati, mentre con la Dagordagorath sì, rinascerà da capo Arda, perciò verrà rinsanata. Non mise la battaglia, credendo come se suo padre l'avesse eliminata, e infatti fu molto sorpreso di ritrovare un'altra versione della battaglia finale, nella quale anche Beren ritorna dalla morte dopo il passaggio del Valaquenta. Scritta dopo il passaggio del Valaquenta. Bene, signore e signori, il video di oggi finisce qui. Spero vivamente che vi sia piaciuto, vi abbia interessato. Spero che l'abbiate guardato tutto dall'inizio. E comunque, nella fretta e furia, credo che il canale che vi ho detto riguardo quando ho parlato del mito del Ragnarok e delle somiglianze fra i due, cioè non ne stavo dicendo proprio che c'erano solo somiglianze. Ma magari un giorno farò un video sulle somiglianze fra opere tolkieniane e mitologia norrena. Ma non è questo il giorno! Ma non è questo il giorno! Va bene! Ma non è questo il giorno! Vabbè, lasciamo stare. Comunque, stavo dicendo, nella fretta del video, nel punto in cui dicevo che c'erano somiglianze fra il Ragnarok e la Dagor Dagorath, mi sono dimenticato, cioè vi sarete
semplicemente fregati del canale che vi ho consigliato, perché sinceramente anche io faccio così mentre guardo i video, perché io sto guardando quel video, non ho voglia adesso di andare a vedere un canale, un altro canale YouTube e chiudere quella finestra del video, ricordarmi il minuto, eccetera, eccetera. Perciò ve lo consiglio adesso a fine video. Sto parlando del canale di Mitologicamente Grivit, gestito da Vittorio, che è veramente un ragazzo che ha una passione verso la mitologia, il fantasy dentro, che neanche vi immaginereste. Gestisce in più assieme a un suo amico il mondo del ghiaccio e del fuoco. Niente, insomma, cioè, veramente merita il suo canale. Guardatevi anche il mondo del ghiaccio e del fuoco, sempre gestito da lui e dal suo amico, e il link ve li lascio qua per Mitologicamente Grivit, e qua invece per il mondo del ghiaccio e del fuoco. Fateci una bella visita, perché sono dei canali che meritano. Bleh! Questi canali meritano tantissimo, ragazzi, quindi andateveli a vedere assolutamente. Io vi saluto con questo video, spero che abbiate cercato di seguirlo tutto, anche se 16 minuti sono un pochettino tanti. Vabbè che gli ultimi li ho passati a discutere dei canali, ma in ogni caso un po' lunghetto. Vi ringrazio per aver visto questo video e che dire. Alla prossima, ragazzi!